Amici telespettatori, amici della TV e del web, eccoci con una nuova rubrica, l'approfondimento, che è appunto finalizzata ad approfondire, come dice il titolo stesso, determinate situazioni, determinate realtà di attualità che la collettività vive. Ebbene, oggi, con quello che l'umanità intera sta subendo, mi riferisco all'emergenza Covid, non potevamo ovviamente non soffermarci su questi aspetti del Covid, anche riferiti, come dire, relazionati a determinate categorie lavorative, a determinate attività. Motivo per il quale sono qui presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto e ho il piacere di avere con me il dottor Michele Conversano, che è appunto il direttore del Dipartimento, e Fabio Paolillo, che è il segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Ho detto che parleremo appunto di problematiche relative a certe attività lavorative, a certe categorie, quindi lo vedremo, parleremo di parrucchieri ed estetisti, con riferimento appunto al discorso delle prescrizioni imposte. Partiamo subito dal dottor Michele Conversano. Allora, dottore, ci avviciniamo al Natale, un momento che solitamente è di incontro, ma per quest'anno dovremo stare molto attenti, dovremo così rispettare le varie prescrizioni per far sì che davvero questo sia l'ultimo Natale in solitudine, tra virgolette, e poi dal prossimo anno si ritorni alla vita normale. Allora, dottore, come frenare questa frenesia anche comprensibile che si crea appunto nella gente? Quali prescrizioni ferree, imprescindibili, si sente di consigliare? Beh, allora credo che il Natale tutti quanti noi lo aspettiamo ogni anno come un momento per rivederci non soltanto in famiglia, rivedere anche gli amici che ci raggiungono da fuori. Purtroppo quest'anno non può essere così. Dovremmo capire che abbiamo ancora una pandemia, una malattia di cui non abbiamo una cura. Quello che fanno i medici negli ospedali è curare i sintomi, ma non abbiamo una cura vera e propria contro la malattia. L'unica cura, tra virgolette, che abbiamo a disposizione è la prevenzione. Prevenzione vuol dire, in attesa di avere domani un vaccino, prevenzione in questo momento è soltanto il nostro comportamento. Il nostro comportamento, che vuol dire distanziamento sociale, corretto uso della mascherina, sottolineo il corretto, perché avere la mascherina sotto al naso, avere la mascherina al gomito non è sicuro. O peggio, dottore, vedo molti, soprattutto giovani, che portano la mascherina così in mano, sì, come se fosse una borsetta a passeggio, è qualcosa di illogico proprio. Illogico, non ha assolutamente senso, è inutile portarlo a quel punto. Quindi queste sono le precauzioni e il distanziamento sociale. Rivediamo adesso delle persone che magari non vediamo da qualche mese. Credo che il fatto di rivederlo sia sufficiente, non dobbiamo necessariamente baciarlo, non dobbiamo necessariamente avvicinarci troppo, ma per il bene nostro e per il bene delle persone che ci circondano, perché oltretutto se è vero che la malattia è meno grave, chiaramente lo sappiamo tutti tra i giovani, è anche vero che i giovani poi vanno a casa con i genitori, con i zii, con i nonni, trovano persone in qualche modo più deboli da questo punto di vista e ne pagano le conseguenze, perché ci siamo quasi abituati a sentire ogni giorno qualche centinaio di morti di Covid. Quindi credo che queste precauzioni debbano essere rispettate sempre, a maggior ragione adesso, perché abbiamo l'obiettivo di arrivare finalmente al vaccino, facciamo quest'ultimo sforzo. Certo. Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Lo sforzo di Confartigianato di confrontarsi ovviamente con le varie attività produttive, perché
bisogna certamente rispettare tutte le normative, tutte le prescrizioni, ma l'attività produttiva deve anche andare avanti. E parliamo oggi nello specifico delle attività, dicevo, dei parrucchieri e degli estetisti. Beh, arriva Natale e, come dire, si è un po' vanitosi, tra virgolette, anche giusto in un momento difficile volersi bene e magari voler andare dal parrucchiere, voler andare dall'estetista. E abbiamo registrato, grazie a Dio, un aumento proprio significativo di richieste da parte degli utenti. Ovviamente questo dovrà essere, come dire, queste attività dovranno rispettare le prescrizioni, considerando appunto questa affluenza di clienti. Come vi state organizzando come Confartigianato? Beh, più che uno sforzo di Confartigianato, dobbiamo dare atto che c'è stato un grandissimo sforzo delle imprese, che ci dimentichiamo che stiamo parlando di un settore, quello del benessere, che comunque è stato chiuso e che fino a maggio, insomma, ha visto la chiusura proprio delle attività, alla quale settore è stato comunque imposto giustamente un aggiornamento delle procedure dal punto di vista igienico e sanitario. Sono stati applicati dei protocolli sanitari, dei protocolli di sicurezza, e dobbiamo essere onesti, le imprese lo hanno percepito, lo hanno capito subito e hanno anche investito risorse per mettersi a posto. I dati che possiamo capire e intuire, siccome comunque non sono stati più chiusi o comunque non ci sono state più restrizioni, vuol dire che quei meccanismi adottati erano validi, sono giusti. Ovviamente adesso ci troviamo, le imprese ce lo dicono, in una fase dove c'è un lavoro maggiore. Quindi magari c'è necessità, siccome c'è sempre questo spirito di collaborazione tra l'associazione e il Dipartimento di Prevenzione, c'è sempre stato da tantissimi anni, e se c'è da dare, perché c'è voglia di proseguire nella retta via, quindi se ci sono ulteriori precisazioni, ulteriori raccomandazioni da dare, ben vengano, in modo che si possa gestire senza intoppi e senza, facciamo, i dovuti scongiuri, inconvenienti, affrontare queste due settimane che ci portano a Natale in modo più sicuro. Certamente le imprese saranno ben liete di poter ascoltare e mettere in pratica eventuali suggerimenti. Ecco, andiamo proprio in medias res, dottor Conversano. Quali, diciamo così, per sommi capi, le prescrizioni che vengono indicate per parrucchieri ed estetisti? Sono due categorie, queste molto particolari. Non a caso queste sono state chiuse durante la prima fase, quando ci siamo tutti spaventati e c'era bisogno di fare qualcosa di urgente per capire. Perché sono attività nelle quali è impossibile mantenere la distanza, perché necessariamente il parrucchiere deve essere vicino al cliente, altrettanto l'estetista non può stare lontano. Il contatto c'è. Il contatto c'è. E quindi che vuol dire? Ci sono tutte quelle procedure, devo dire che le categorie sono state molto attente, perché qui ricordiamoci, non soltanto c'è da tutelare il cliente, ma c'è da tutelare anche se stessi, il proprio lavoratore, perché sono persone che lavorano nel contatto con tanta gente. E quindi l'adozione di materiale monouso, che io ho visto ormai diffuso da tutte le parti, per evitare di dover manipolare ancora strumenti o comunque tovaglietti, asciugamani, ma il materiale monouso. Avere mascherine, adesso noi siamo a una certa distanza, va bene la mascherina chirurgica, ma va bene perché ce l'abbiamo tutti e tre, ma se io, quando vado il mio parrucchiere per il barbiere, mi sistemo i baffi, che adesso sono nascosti, è evidente che io non posso avere la mascherina. Ora, in quel momento lui mette una maschera più tutelante, un FFP2, perché deve tutelare se stesso dal fatto che io non ho la mascherina. E quindi adottare dei sistemi particolari, l'uso dei guanti per quanto possibile, o il corretto dove non posso usare necessariamente i guanti, lavare e disinfettare costantemente le mani. Queste sono tutte procedure che vanno sicuramente adottate e sono state adottate, perché lo vediamo, perché abbiamo fatto anche controlli. Dopodiché credo che una delle cose anche importanti, che qualcosa che ci ha donato questo, è di lavorare sempre per appuntamento. Quindi non avere le file,
far entrare una persona alla volta, o a secondo delle disponibilità del locale, evitare gli assembramenti. Ci piaceva una volta andare tutti quanti, almeno parlo da barbiere, tutti quanti a leggere il giornale in attesa. Non si può fare, aspettiamo il nostro tempo. O la chiacchierata come momento sociale, no? Il barbiere, un po' come il bar, rappresenta un momento. Rappresentava e spero rappresenterà un momento di aggregazione, la chiacchierata, il commento alla partita, il pettegolezzo, tra virgolette. Ora invece chiaramente dobbiamo un po' rinunciare a qualche momento di vita sociale in un'ottica di accelerare i tempi affinché con il vaccino si possa arrivare, ritornare a una vita normale. Sì, è detto proprio bene. Dipende solo da noi far accelerare questi tempi. Allora io, quando vedo che ci lamentiamo con chi prende decisioni più drastiche, in fondo le decisioni più drastiche sono determinate soltanto dal fatto che probabilmente non sono state adottate tutte le precauzioni necessarie. Quindi qualche rinuncia da parte nostra può servire a ritornare a continuare a lavorare, perché ricordiamo che nel momento in cui erano tutti chiusi non si lavorava, però vi dico la verità, si lavorava molto spesso a casa, con meno precauzioni e meno controlli, perché se è vero che noi da un parrucchiere o un estetista possiamo, noi come tutte le forze dell'ordine, possiamo andare a fare una verifica, se qualcuno va a lavorare abusivamente a casa questo diventa molto più complicato e molto più pericoloso. Certo. E quindi noi vogliamo che le strutture siano aperte col rispetto di tutte le precauzioni di cui stiamo parlando. Quindi, dottore, chiedo scusa, con questo ragionamento noi stiamo dicendo, quindi ci rivolgiamo anche agli utenti, che in questo momento il parrucchiere, è l'impresa del parrucchiere, l'impresa dell'estetista è un luogo sicuro. No, è importante, perché noi come categoria soffriamo sempre purtroppo la concorrenza sleale, che purtroppo lo dobbiamo dire è un treno inarrestabile, che è stato alimentato ancora di più con la presenza del Covid. Cioè, l'utente deve capire che oggi andare cercando la prestazione a nero corre ancora più pericoli rispetto a prima. Ma, sì, sicuramente, ma credo che noi dobbiamo avere un doppio controllo. Allora, pensare che ci sia un poliziotto, un tecnico della prevenzione, un ispettore per ogni locale è assolutamente impossibile. E quindi io dico, bisogna fidarsi delle persone che comunque scommettono, che stanno in un locale, che gestiscono un'impresa autorizzata. E poi comunque non deve mai mancare il nostro controllo. Ciao. Cioè, vedere il mio barbiere che quando mi deve cambia la lametta dal rasoio, no? E questo è un momento fondamentale che io spiego tante volte, non dovete cambiarla prima, dovete cambiarla davanti all'utente, dovete prendere lo sterilizzatore, gli strumenti davanti all'utente, perché il controllo che ognuno di noi può fare è sicuramente importante. Questa è una cosa anche tutti i clienti devono poter in qualche modo guardare come si comporta il nostro parrucchiere, il nostro barbiere, la nostra estetista, perché questo è molto importante. Ecco, Paolillo, è importante il momento, l'aspetto della collaborazione, e devo dire che sotto questo aspetto c'è una collaborazione tra prescrizioni, tra ASL, diciamo, tra istituzioni e i singoli operatori commerciali. In questo senso voi come Confartigianato avete svolto, soprattutto nel periodo più buio, quello terribile di marzo, una funzione, diciamo così, di guida, di supporto e materiale e, diciamo, morale. Beh, ora il fatto che le attività dei parrucchieri e degli estetisti procedano, diciamo così, a gonfie vele, vista la grande richiesta da parte dell'utenza, rappresenta certamente una soddisfazione. Però siete sempre pronti a dare, come dire, suggerimenti, visto che le normative si evolvono un giorno sì e l'altro pure, come è giusto che sia. Questo è il nostro lavoro, diciamo, noi esistiamo per questo, noi siamo il corpo intermedio. È la mission. La nostra missione è quella. E io ho un aneddoto, non so se lo ricordo, dottore, in quei momenti più bui, io ricordo che presi il coraggio e feci la telefonata al dottore proprio per esporre questo problema. Dottore, guardi che noi non sappiamo più cosa rispondere alle imprese. Il dottore mi mise a disposizione una sua collaboratrice, una ispettrice se non sbaglio,
con il quale riuscimmo a interagire in attesa che poi arrivassero tutti, sai, le fasi, le cose, no? Però in questo momento, in quel momento l'ASL quantomeno ci diede voce e ci ascoltò e ci diede delle informazioni. Io, ovviamente le istituzioni, le associazioni le fanno le persone. Se ci sono le persone, ma non voglio, se ci sono le persone giuste che comprendono ai posti giusti, l'Italia funziona. Poi non è che accade sempre così. Io questa cosa mi premeva a dirla. Diciamo, noi esistiamo per questo. La gente si iscrive alle associazioni perché vuole questo. Ovviamente la situazione credo che vada gestita in un altro modo, cioè in questi giorni noi vediamo, sono state date delle, sono state fatte l'Italia a fasce, no? Se noi ci metti in fascia gialla la gente esce di casa, sta scritto che può uscire di casa, no? Poi ci si lamenta perché esce di casa, alle attività le facciamo stare aperte, quelli fanno la scorta, comprano per vendere, comprano per cucinare, comprano per fare i pasticcini, no? Poi diciamo, no, senti, questi cambiamenti improvvisi deprimono, certo, un po' sia le persone che l'economia, e qui forse ci dobbiamo mettere un po' d'accordo, chi deve prevalere, la scienza o la politica, perché ho visto che la parte intermedia, cioè, non è che funziona. Poi, come si suol dire, l'operatore economico, commerciale, usiamo un'espressione abbastanza colorita, si trova un po' come l'asino, il ciuccio in mezzo ai suoni, no? Nel senso che si dice apri e chiudi, ovviamente uno fa degli investimenti in rapporto. Se io devo fare il pranzo di Natale, io ristoratore, devo organizzarmi in un certo modo. E questo il dottore parlava di controlli, cioè la funzione principale del controllo, ovviamente. I controlli si fanno, ma non posso mettere un carabiniere per ogni portone. Io, dottore, ritengo che se davvero vogliamo avere delle porzioni, tra virgolette, di libertà, non perché qualcuno ce la stia togliendo, ma perché è la purtroppo l'emergenza Covid che la impone, e fare un appello proprio al massimo della autoresponsabilità. Perché sennò poi si dovrà arrivare a misure drastiche, e poi con le misure drastiche non lamentiamoci se i ristoranti saranno chiusi sempre, i bar saranno chiusi sempre, se non potremo andare a trovare i nostri anziani. Quindi diciamo che è un discorso di coscienza, di senso civico, proprio di umanità che ognuno deve avere. Sì, credo che mai come in queste pandemie ci siamo resi conto che il destino nostro è legato. Ogni mio comportamento può influire poi sul destino degli altri. E quindi è evidente che il senso civico, il senso di responsabilità, possiamo chiamare, di tutti noi, può veramente salvarci da questa pandemia. Qualsiasi, al di là dei malati, dei deceduti, che sono chiaramente all'apice di questo problema, però è evidente che tutto il resto, tutte le attività economiche, tutto ciò che è la vita normale, non può che essere determinata dai nostri comportamenti, mai come in questo momento. Non è determinata, i nostri comportamenti in genere si pensa siano adeguati a quelle che sono le scelte dei nostri governanti. Io dico esattamente il contrario, sono le scelte dei governanti che sono determinate dai nostri comportamenti, e quindi se la guardiamo da quest'ottica noi possiamo veramente decidere per noi stessi, decidere di comportarci in maniera adeguata e quindi evitare che poi i governanti debbano prendere delle decisioni che non ci stanno bene, ma dipende solo da noi, e questo credo che sia quello che dobbiamo dire a tutti. Noi vogliamo andarci a tagliare i capelli, essere curati, e per fare questo dobbiamo sì da un lato chiedere, come accade, che questi nostri artigiani si comportino e si adeguino a tutta la normativa, ma è evidente che se poi usciamo da un estetista, da un parrucchiere che si è comportato bene e andiamo a baciarci, a abbracciarci chiunque troviamo per strada, si vanifica quello che abbiamo fatto. Paolillo, cosa vuole aggiungere? Niente,
Noi siamo aperti, tranne i giorni rossi di calendario, per capirci, quindi siamo a disposizione delle imprese. Io invito chiunque avesse un dubbio, qualsiasi impresa ha un dubbio, non si avventuri in scelte o in ambimbo, o va su internet, può rivolgersi, o direttamente al Dipartimento di Prevenzione o tramite noi, perché noi comunque interagiamo continuamente per avere la risposta certa, per non sbagliare, perché oggi sbagliare può costare molto, perché può costare la vita, il bene può costare più la prezioso. Vita può costare ingenti penalità e sanzioni, che comunque, come abbiamo letto in questi giorni, sono state combinate a molti imprenditori, e questo ci dispiace. Bene, è stata una bella chiacchierata, un programma, una rubrica questa dell'approfondimento di utilità sociale. Beh, cogliamo l'occasione, dottore, per rivolgere un augurio per queste festività natalizie e per un 2021 che sia davvero un anno felice, perché questo 2020 è stato davvero un annus horribilis. Sì, dobbiamo cercare di dimenticarlo più presto, ma non dimenticarlo del tutto, ma ricordarci appunto degli insegnamenti che anche questo momento tragico ci ha dato, e quindi quello della solidarietà, del rispetto delle regole, che credo che siano elementi che a prescindere dalla pandemia ci potranno essere d'aiuto sempre. C'erano i greci che usavano un'espressione, pathos matei, la sofferenza insegna, ecco. Questo dobbiamo far tesoro. Infatti, speriamo che questo avvenga e venga più presto. Paolillo, il suo augurio alla collettività e alle imprese artigiane che voi con tanto amore, devo dire, e senso di responsabilità guidate. Bisogna credere, continuare a crederci, perché il lavoro autonomo è bellissimo, è una cosa che bisogna fare, cioè essere artigiani, saper fare, cioè, quindi continuare a crederci che prima o poi, insomma, la situazione con la responsabilità, con i criteri, cambierà, e quindi ne usciremo da questa brutta nottata. Tanti auguri a tutti di un sereno Natale. Bene, ringrazio il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto. Ringrazio Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto. Che dire, mi unisco anch'io agli auguri per un Natale sereno, per un Natale di speranza, per un Natale di vita, con l'obiettivo che quella vita che il virus ci sta strappando possiamo riprenderla, e la riprenderemo solo con la nostra forza, con la nostra coscienza, con il nostro senso di responsabilità. Mi congedo e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'approfondimento.